Il Lodi di Duno Resende parte col piede giusto in questa prima fase dei finali scudetto dell'hockey su pista, trascinati da Platero. I Lombardi hanno capitalizzato un primo tempo giocato ad alti ritmi sfruttando ogni disattenzione dell'avversario. Il Forti viene superato quindi per 5-4 di fronte ai tifosi del Palacastellotti, davvero numerosi, circa 1500 sugli spalti. Dopo 71 secondi va in gol il Lodi con Capitani Luzzi con un tiro dalla media distanza. La difesa avversaria risente del colpo e Verona, uno degli ex, trova un altro gol superando Gnata al 4,50. Per quanto riguarda il Forte dei Marmi c'è il gol di Romero in contropiede per il 2-1. Pochi secondi più tardi è Turner a fissare addirittura il 2 pari. Ma il Lodi non ci sta, riprende subito Gallo e con Verona va in gol al 17. E al 12 va in gol Gaston De Oro per il Forte dei Marmi, quindi la partita è davvero con ritmi molto alti. Al 23:07 gol ancora per il Lodi con Platero. Poi Capitan Turner del Forte dei Marmi sfrutta appieno un rigore parato da Català, ma nulla può sul tapin successivo il portierone locale. L'ultimo minuto Bresciani, trainer del Forte, toglie il portiere Gnata per i sei uomini di movimento, ma il Lodi riesce a portare a casa questo prezioso vantaggio nella gara 1. Adesso sabato e martedì si giocherà al Palaforte.